Finale tutta belga, quella che ha spianato la strada a Kim Clijsters verso l'ultimo atto del torneo WTA di Miami. La Clijsters ha infatti superato in un match tiratissimo la connazionale Justine Henin. Nel derby belga, durato oltre 2 ore e mezza, la vincitrice dell'ultimo US Open si è imposta in 3 set. 6-2, 6-7, 7-6, il punteggio finale. Un risultato che conta e non solo per l'accesso alla finale. Ora lo score degli scontri diretti con la Henin è tornato in pari, 12 a testa. Ma soprattutto Kim Clijsters ha ripreso la corsa verso i piani alti del ranking. Dalla prossima settimana tornerà tra le prime 10 con l'ambizione di salire ancora. A fine match non ha nascosto la soddisfazione. È stata una partita molto equilibrata, come quella di inizio anno a Brisbane. Ora devo concentrarmi sulla finale di sabato, non è ancora tempo di celebrazioni. In finale, tra lei e la conquista del 37esimo torneo della sua rinnovata carriera, la belga troverà un osso duro, Venus Williams. La statunitense, testa di serie numero 3, ha infatti liquidato la francese Marion Bartoli in 2 set ed è finita 6-3, 6-4.